Adotta un giovane sportivo, questa è la nuova iniziativa della Massimo Odd Onlus con Lea e Flo. Giovanni, vogliamo un attimo spiegare il senso di questa iniziativa, un'iniziativa originale tra l'altro? Sì, questa è un'iniziativa di mero stampo sociale. Daremo la possibilità a bambini provenienti da famiglie economicamente disagiate e non solo, di frequentare corsi annuali di scuole calcio, palestre, centri sportivi. Un'iniziativa che dal 22 settembre fino al 23 ottobre darà la possibilità, attraverso comunque una quota parte degli scontrini emessi all'interno di Leflo Palace, di dare quindi un sostegno a questo progetto che si chiama Adotta un giovane sportivo. Quindi è chiaro che da parte nostra c'è un ringraziamento doveroso ad una struttura importante che ha deciso di sostenere insieme a noi un percorso che abbiamo già proposto e che ha avuto grande successo. Massimo Odd Onlus è molto attiva in campo del sociale, nell'ambito sportivo, e proprio di recente avvio un'altra iniziativa, un'asta su eBay, maglie di calcio delle squadre di Serie A. È una raccolta fondi a favore dei terremotati del terremoto del centro Italia. Con questa somma verranno acquistati dei materiali urgenti, di urgente bisogno per queste popolazioni. Noi sul nostro canale eBay della Fondazione Massimo Odd Onlus abbiamo ancora in asta le maglie di numerose squadre di Serie A e di Serie B e in più le maglie del Pescara, di Pescara Inter e di Pescara Sassuolo. Insomma, va bene, il calderone abbiamo messo dentro un sacco di cose e speriamo di... Stanno arrivando già numerose offerte, ovviamente. Stiamo facendo dei numeri eccezionali e a conclusione delle aste comunicheremo il totale che sarà devoluto. Per modo di dire, perché noi andiamo materialmente ad acquistare e portare fisicamente tutto ciò che c'è bisogno sul posto.